legends never die, they become a part of you. Ciao a tutti ragazzi, sono The Skillest ed oggi vi parlo della guida di Xayah ADC in Dragon Lane. Ma prima di parlarvi di Xayah, voglio ricordarvi che oggi alle 14.30 uscirà anche la guida di Rakan sul mio canale, quindi rimanete sintonizzati ed attivate la campanella. Ritorniamo ora a Xayah. Intanto che vi faccio una carrellata delle skin, vi parlo di uno degli ADC usciti su Wild Rift più potenti del gioco. Sì, vi spoilerò subito che è uno degli ADC più forti, poi vi spiegherò anche il perché, ma adesso andiamo a guardare le sue abilità. Xayah fa del lungo raggio, del range, la sua caratteristica fondamentale, che si basa su quasi tutte le sue magie. Andiamo a guardare la passiva, che dopo ogni abilità ha degli attacchi potenziati e lascia delle piume. Vi parlerò dopo del significato di queste piume. Xayah si combina anche con Rakan per il teletrasporto. Se uno dei due si teletrasporta, l'altra si unisce o l'altro si unisce. La Q, la prima, la magia che fa danno in linea retta a tutti i nemici che tocca, e anche lei lascia piume. È la vostra poke ability, quindi dovrete spammarla il più possibile e piazzarla in modo preciso, ma lo spiegheremo dopo. Andiamo a vedere poi la W o la 2, aumenta velocità di movimento e danno degli attacchi base. Se vicino a Rakan, anche lui avrà gli stessi benefici della vostra abilità. Importante, sia per ingaggiare, sia per avere un fight nelle lunghe, sia per poter scappare via, sia per poter inseguire. Guardiamo ora la E, la terza abilità. Richiamate le piume lasciate poco fa e fate danno. Se ne richiamate tre o più, stunnerete l'avversario, immobilizzerete l'avversario. Ragazzi, le famose piume che lascerete tutte le volte che tirate le abilità o che fate gli attacchi, potrete richiamarle a voi con questi effetti. La R, ovvero la ultima, diventa intoccabile e vola. Ricliccando fai danno a Kono e lascia anche lei delle piume, quindi è una sorta di invulnerabilità. Usatela quando siete in una situazione di crisi e volete andare via da quella situazione di crisi, o addirittura se volete ingaggiare. Perfetta, è un campione, ripeto, che a breve verrà nerfato, fidatevi di me. Ma andiamo a guardare le build. Questa è una build che ho fatto dopo un bel po' di studi e devo dire che al momento è la migliore che ho trovato. Si parte con il frammento d'infinito che dà un'ottima percentuale di critico ovviamente ed anche un buon attacco. Quindi un ottimo oggetto per iniziare, anche perché Xayah con il suo range e con il suo danno fa veramente male. L'archibugio a ripetizione allunga ancora di più la gittata, che è una caratteristica fondamentale di Xayah, oltre a dare un po' di movimento e al massimo delle cariche potenziare l'attacco. L'argento vivo, ragazzi, è sempre verde, 40 velocità di movimento, un po' di rubavita che vi fa sempre comodo, e ricordatevi che non vi potranno bloccare quando lo attivate, quindi comodissimo per iniziare ad ingaggiare o per scappare via da uno stun, per esempio. La lama della rovina è una scelta sofferta, ma l'ho scelta perché dà un pizzico di ruba vita fisico, attack speed ed attacco che va benissimo, ed è perfetto anche contro i tank o contro, diciamo, i campioni con molta vita, quindi è un sempreverde. L'angelo custode, altra scelta sofferta, ce n'erano altri di oggetti che si potevano prendere, ma questo è il migliore perché vi dà una doppia fuga. Oltre alla vostra ulti che potrebbe salvarvi la vita, avete anche angelo custode, quindi sarete un bel problema per i vostri avversari. Il memento mori è un oggetto da buildare quasi sempre, specialmente da ADC e specialmente contro altri ADC o contro altri campioni che vanno a curarsi. Dovete averlo anche perché con il vostro range non avrete grossi problemi a targettare chi volete. Ora, la voglia di dolci la conoscete, è la classica. L'eremita spirituale l'ho scelto perché preferisco avere un pochino di vita all'inizio e un po' di resistenza rispetto a farlo overtime, lungo il tempo. Il vampirismo, questa è una scelta importantissima, ragazzi, che vi fa stare in Dragon Lane il più possibile. E il conquistatore, con cui si finisce quasi sempre una build da ADC, ma per lei è particolarmente ok e consigliato. Ora, il flash non ve lo devo nemmeno spiegare, perché sapete benissimo che va sempre e comunque utilizzato, specialmente sull'ADC, e la guarigione è, ripeto, obbligatoria nel caso in cui il vostro support o campione amico
nella Dragon Lane non lo utilizzi. Andiamo a guardare il gameplay. Come si inizia un match, cosa fare e perché. Dovete assolutamente mettere la vostra prima abilità e pokare, dar fastidio continuamente agli avversari utilizzando la prima, utilizzando il vostro long range. In questo caso siamo in un match a specchio, un mirror match contro praticamente lo stesso Xayah e Rakan, la stessa Xayah e Rakan, e la mia prima abilità fa sì che io possa tenere lontano i due, come vedete viene spammata sempre quando si avvicinano, e lasciare le piume, vedete rimangono delle piume a terra, che poi dopo, con la terza abilità che andrete a mettere subito dopo, potranno essere utilizzate per fare ulteriore danno al richiamo e semplicemente per provare a stannare, ad immobilizzare quando avete l'opportunità. Continuate quindi a pokare, il vostro ovviamente supporto vi darà una mano, e con il vostro long range, il vostro lungo raggio e il vostro penetrare, vedete le piume penetrano, i vostri colpi penetrano dietro il nemico, avrete modo di tenere lontani tutti quanti i campioni avversari. Quindi è un campione perfetto per farmare in tranquillità e con la prima per dar fastidio. Vedete, con lo stun rischiate fortunatamente ogni volta di fare una kill. Usate la vostra prima e terza in combinazione, dovrete essere veloci e letali, come in questo momento. Tiro una prima, piazzo le piume, le ritiro subito a me e si fa subito il primo sangue con molta facilità. Quindi ragazzi, prima e terza sono il vostro pane quotidiano, dovete imparare ad usarli in maniera veloce, letale e precisa. Xayah è un campione molto difficile. Se siete con Rakan, il teleport, come vi ho detto, sarà immediato e vi accodete a lui o viceversa. Vedete, Rakan si tira addosso a me e fa il teleport che poi viene velocizzato e lo facciamo assieme. Una cosa carina, magari anche utile in qualche caso. Usate la vostra ulti, la 4, come difesa d'attacco, chiudendo la combo con la 3 per finire nemici. Vedete, la 4 lascia le piume, potete ritirare a voi le piume ed ecco qua che andate a uccidere un nemico. Guardate il poke di Xayah che addirittura arriva quasi sotto torre, continuo con la prima a pokare e poi il mio support finisce la kill con la sua prima abilità, Rakan, di cui parleremo nell'altra guida. Il vostro range è superiore, sfruttatelo al meglio. In questo caso utilizzo la prima abilità, continuo con la terza abilità e l'attacco base mi fa penetrare continuamente l'avversario che, come vedete, è alla mercé dei nostri colpi, rimane sotto torre ed addirittura muore semplicemente perché io targetto Xayah. Siate sempre a distanza massima e sfruttate le vostre caratteristiche peculiari. Ecco qua, infatti, vedete, durante l'attacco rimango sempre dietro ovviamente il support, ma continuo a pokare ed attaccare. Qui il support è molto bravo a rimanere in vita e continuo imperterrito ad usare la prima e poi finire l'avversario con la terza abilità. In questo caso l'avversario si è fatto un po' troppo avanti, ma il mio range ha fatto la differenza e mi ha lasciato anche viva. Molto semplice la combinazione, molto difficile da padroneggiare. Il vostro danno è devastante anche a AoE, usatelo per distruggere il nemico. Guardate in questo caso ragazzi come poco i creep, che vedete che l'abilità base buca praticamente il primo e fa danno anche a quelli dietro, e continuo a pokare, li lascio a poca vita e con la ultima mi preparo, divento invulnerabile, vedo che sono lì, la miro ovviamente, parto in avanti, tiro la quarta, con la terza ritiro a me l'abilità e faccio una triple kill. Molto importante essere fiduciosi e consapevoli del danno di Xayah, ragazzi, che è devastante. In un team fight come si ingaggia? Semplicemente continuo a tirare la quarta e la terza per dar fastidio e stannare, rimango sempre in range, ragazzi, si rimane sempre dietro ma si continua a pokare in modo continuo con prima e terza. E come vedete, con i tank che vanno avanti, voi non avete grossi problemi a rimanere dietro da fare danno. In questo caso abbiamo praticamente pulito la lane, ne rimangono pochi ma con la prima cerco di tenerli a distanza. Guardate che distanza di attacco che ha Xayah, ed in questo caso terza e prima chiudo anche le kill, anzi in questo momento le chiude il mio jungle, ma il danno è stato devastante. Ora la fatidica domanda, è da comprare? Ragazzi, assolutamente sì! Oltre al fatto che in questo momento praticamente è gratis, la potete prendere con i premi dell'evento, è una delle ADC più forti del gioco. Se imparerete a padroneggiarla, cosa non facile all'inizio, ma vedrete che alle lunghe vi darà tante soddisfazioni, diventerà una
delle ADC più utilizzate e più forti del gioco, fino a, credo, il prossimo nerf, che secondo me arriverà. Un saluto a tutti da Reskillest e non dimenticatevi di andare a vedere la guida di Rakan. Ciao!